Inoltre un secolo di storia, è la prima volta per il nostro paese ospitare la partenza, le prime tre tappe, è un sogno che abbiamo fatto diventare realtà, non ci credeva quasi nessuno. Si parla di un indotto di 130 milioni di euro per l'Emilia-Romagna da queste tre tappe, la prima che arriva a Rimini, la seconda che parte a Cesenatico e che arriva a Bologna, la terza che partirà da Piacenza verso il Piemonte, di 150.000 presenze turistiche. Insomma, è un'occasione formidabile. A 100 anni dalla vittoria di Bottecchia, a 10 anni dall'ultima vittoria di un italiano, è molto bello che il Tour si sia ricordato del nostro movimento, del nostro ciclismo e abbia scelto Firenze e l'Emilia-Romagna per questa grande partenza. Il ciclismo è uno di quegli sport che si basa molto sulla storia. No, su quello che i nostri campioni ci hanno lasciato. E Gino Bartali ha vinto due tour, Gastone Vincini ne ha vinto uno, Marco Pantani ha vinto il tour nella 98 e Fausto Coppi ne ha vinti altri due in anni particolari del dopoguerra. Ed è bello che la corsa più importante al mondo abbia scelto finalmente l'Italia. Sept coureurs italiens ont gagné le Tour de France. Marco Pantani. Sicuramente un omaggio a Marco Pantani, un grandissimo campione che non solo ha vinto il Tour de France, ma la cui storia è una storia bella, terribile, tragica e sicuramente prematura. E non volevamo nascondere alcun aspetto e volevamo anzi ricordare tutti, ed ecco perché la partenza da Cesenatico è una tappa obbligata per celebrare non solo Pantani ma anche la costa adriatica, la sua bellezza, il mare. Première fois que j'assistais à un enterrement en Italie. Ci tengo anche a dire che partecipai alle esequie di Marco Pantani, era la prima volta che partecipavo a un funerale in Italia e ricordo ancora nitidi quei momenti, soprattutto gli applausi quando la bara uscì dalla chiesa, e vi assicuro che per noi non è una cosa comune, forse in Italia sì, ma per me non lo era affatto, e quel silenzio terribile, poi gli applausi e di nuovo il silenzio. Ricordo ancora bene quei momenti.